oggi. Ci dai quattro nozioni sull'ultimo risotto? Allora, l'ultimo risotto che facciamo è sempre di qualità carnaroli, risottino mantecato con della salsiccia, del verze e del provolone piccante. Che abbiamo voluto fare una cosa un po' tradizionale, diciamo, una rivisitazione in un risotto della cassuela. Vediamola così. Come sensazioni, come sapori darà quello. Nel frattempo abbiamo fatto la salsiccia, l'abbiamo presa, l'abbiamo tolto dal budello, l'abbiamo sgranata in padella con un filo di olio, l'abbiamo messa in una pirofila che adesso abbiamo messo in forno per, dopo motivi di servizio, tenercela pronta da mettere sopra il risotto. Intanto la cottura del risotto sta continuando, come dicevo abbiamo fatto una purea di verza sbollentata velocemente in acqua e sale, raffreddata, poi passata con un mini pimer. Invece qui, per dare una nota croccante sempre al piatto, l'abbiamo tenuta questa sbollentata tagliata a cubetti e messa dentro nella cottura del risotto, esatto. Già messa, sì. Qui continuiamo tranquillamente, abbiamo ancora una decina di minuti. No. Mentre le abbiamo fatto la fonduta di provolone che metteremo questa volta invece che sopra, sotto. Sarà da... Qua sì, c'è dentro il purè di verza e la verza sì, intera. Infatti se vedete ha un colore verde brillante perché appunto dato dal raffreddamento della verdura. Per dare un'idea devi provare un abbinamento, io ho avuto la fortuna di assaggiare, un abbinamento di taleggio con marroni. Com'era? Non lo so, io l'ho mangiato e basta. Erano buoni? Erano eccezionali. Probabilmente la castagna col taleggio era... E per giunta so che avevano usato un taleggio anche molto strong, molto stagionato, quindi con una caratteristica. La purea di verza. Che differenza Metti potrebbe esserci? Questa te la faccio io perché mi piace. Usare la purea prima o usarla poi? Allora, se non la mettiamo alla fine, sarà dominante, perché comunque non si perde nella cottura. Durante la cottura ci aiuta a dare sapore al chicco. Perché il chicco incomincia a incorporare comunque sapore. Te la faccio perché quando ti ho visto fare la zucca, invece la zucca sei partito mettendogliela un po' prima. Non sì, è, anche non... qui l'abbiamo messa prima. Quindi... Purea e basta. Quindi quella, diciamo, quel goccio di purea sì. Che tu metti in ultimo serve a esaltare ulteriormente il sapore. Sì, per esaltarlo ulteriormente, sì. Aggiustiamo un po' di pepe. Pepe qui mi piace un po' sentirlo. Sì. Che cosa? È uguale. Mi dai una puntina. Voglio fare. Mettiamo un bel cucchiaio anche qua. Ma no. Come ho detto prima, il risotto deve essere bello ricco. La dieta da domani si fa, dai. E andiamo ad impiattare il riso. Come vi ho detto, sotto la fonduta di provolone, sopra il riso e sopra la salsiccia sgranata. Anche se la padella era al limite, siamo riusciti comunque... No, l'abbiamo sgranata prima in padella con un filo di olio e poi l'abbiamo messa in forno un attimino per scaldarsi e renderla bella croccante.